Sono Roberta, ci troviamo al quarto versamento in via Marie Curie 25 per l'inaugurazione dello Sport Club Anfra. Ed eccomi sempre qui in Anfra Sport Club, sono in presenza del proprietario. Buonasera, sono il proprietario di questo centro. Noi abbiamo cercato di fare il meglio che si poteva. Abbiamo cercato di unire un team di persone che sono i migliori a livello italiano ed europeo. Infatti, ognuno di loro, tutti laureati all'ISEF, e ognuno di loro sono vincitori di titoli importanti. In questo centro ci crediamo tantissimo. Infatti, io sono convinto che tra qualche anno se ne parlerà tantissimo, di questo centro, di quest'Anfra Sport Club. E usciranno tanti campioni e tanti talenti. Il giorno 5 giugno in questo centro sportivo ci saranno i campionati italiani di bodybuilding e fitness, maschile e femminile, altezza pesa, e hanno scelto questo centro perché è uno dei centri più grossi per il sud Italia. Io niente, voglio chiudere dicendo che ci credo tantissimo in questo centro. Tanto, 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 e spero che possa arrivare a livelli molto, ma molto in alto. Grazie. Ragazzi, scusate, come mai vi trovate qui? No, è l'inaugurazione della palestra, mi sono iscritto, volevo vedere, anche perché stanno i ragazzi di amici, allora volevo vedere. E tu? Io sono venuto per vedere i ragazzi di amici. Le nostre bambine faranno un'esibizione per l'inaugurazione della palestra, quindi siamo qui per goderci questo momento. Ci siamo, il grande momento sta per arrivare. Qui non possiamo iniziare con lo spettacolo, con l'inaugurazione ufficiale. Allora, attenzione, un silenzio. Adesso preghiamo insieme, state attenti, siamo in preghiera. La nostra gioia e la nostra forza chiama a sé tutti gli affaticati e gli oppressi perché dalla sua amicizia attingano fiducia e vigore. Preghiamo insieme, diciamo, attiraci a te, o Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hanno redento con il tuo sangue. Tu sei passato sulle nostre strade, beneficando e sanando tutti. Tu ci doni lo spirito che fortifica e consola. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e questo luogo che sarà idoneo ad entrare i vostri corpi e ad assimilare lo spirito. 1843 è la benedizione ufficiale di questo luogo, un applauso, un momento importantissimo, solenne. 1843, ricordiamoci, questo momento particolarmente la ringraziamo. Questa palestra, questo luogo straordinario, poi sono venuti a trovarci, niente po' di meno che i ragazzi di Amici. Eccoci qui nella sala stampa, siamo in compagnia dei ragazzi di Amici. Ci troviamo precisamente nel Sport Club Anfra in via Marie Curie 25 a Quarto. Ed ecco, adesso intervisteremo un po' questi ragazzi di Amici. Andiamo! Buonasera a tutti, sì, siamo i ragazzi di Amici, allora io sono Pasqualino, poi qua ci sono altri ragazzi per questa inaugurazione di questa bellissima palestra, l'Anfra. Faremo uno spettacolo, c'è chi canta, c'è chi balla, c'è insomma chi fa vedere le proprie doti artistiche, chi fa divertire il pubblico, insomma. Ovviamente canterai, certo. Io ovviamente canterò. Cosa canterai? Ma canterò qualche pezzo del mio disco, qualche cover, qualche pezzo già conosciuto e niente, poi lo scoprirete solo venendo qui. Ok, sicuramente sarà bellissimo. Salve, buonasera a tutti. Allora, presentiamo la nostra amica. Allora, niente, sono Amato Scarpellino, ragazzo e amici della quinta edizione. Sono felice di essere qui oggi perché è una bellissima manifestazione per questa bellissima struttura. C'è tantissima gente, niente, speriamo solamente di fare bellissima figura, come l'abbiamo fatto sempre, ma soprattutto quella di far divertire le persone che sono qui questa sera. Ed ecco voi, Angelo Marotta! Buonasera, salve a tutti, sono l'ultimo attore della storia di Amici, questa sera, ma
faremo qualcosa di bello sicuramente. È la prima volta che veniamo da queste parti, sono contento, sono stati molto accoglienti e speriamo che sia una bella serata. Sicuramente promettono bene le persone, pienissimo di gente. Eccoci in compagnia con William. Ciao a tutti, buonasera. Siamo qui questa sera per questa manifestazione nella palestra Anfra. C'è il pienone, speriamo... Salve, buonasera a tutti. La palestra si chiama Anfra, tu fai una serata, non sai il posto, no, come si chiama? Non l'ho visto. Ho capito, però ti devi informare, sennò okay. Cavolo. Mi stavo informando. Tutta Napoli vedrà la tua figura adesso. Non è vero, Napoli mi ama. Vero Napoli? Certo. Io tifo Napoli. Chi è? No, dai, così noi tifiamo Napoli. Chi è? Sono Antonino, io dire forza Napoli, forza la Lavezia, il Pocio, io ho quel tatuaggio come la Lavezia, visto? Ho visto il Pocio, visto? Niente, che dire, ci troviamo oggi qua per inaugurare questa palestra, speriamo, cioè è una bellissima struttura, speriamo vada bene e che dire, facciamo uno spettacolo, rendiamo la gente partecipe e vediamo se riusciamo a farli divertire. Grazie. Eccoci in compagnia di Serena. Siamo molto contenti di essere qui oggi a Napoli per questa inaugurazione di questo fantastico centro. Che dire, speriamo che vada bene, speriamo che il pubblico si diverta. E con le coreografie di Serena Carassai, le canzoni di Pamela, le canzoni di Amato, coreografie di Antonino, di Giorgio, di tutti. E un saluto a tutti. Ciao. Grazie. Quest'anno abbiamo seguito anche Giorgio, l'ultima edizione di Amici. Ciao. Beh, io sono stato il primo marino di pop, come dall'abito, tanto per... E niente, sono contentissimo di stare qui a Napoli, di precisa quarto, no? Quarto. Giusto? Ok, in questo magnifico centro sportivo, enorme, l'Anfra, giusto? E wow, sono contentissimo, è una delle serate che sento parecchio perché il pubblico lo vedo caloroso. Forza Bayer! No, io dico forza Napoli, sempre. Forza il Pocio Loco! Forza Roma! Forza Maria De Filippi! Forza Roma! Forza Roncio Svalley. Forza Maurizio Costanzo. Però comunque sempre forza Napoli! E noi diciamo Napoli, tieni! Allora io sono orgoglioso di chiamare qui sul nostro palcoscenico l'applauso per Elsa Parra. Buonasera, grazie. Che presentazione buona. Qualcosa di straordinario. Ti ho portato all'Anfra Sport Club. Andrea, il Franco del Prete. Voglio ringraziare tutti quanti stasera che state qui insieme a mio fratello e alla mia famiglia a festeggiare. Io questa sera ho la stessa emozione che ho avuto qualche anno fa, circa 30, quando mio padre, può sembrare strano, mi regalò una Vespa 50, è stata, dopodiché, diciamo, fin quando non iniziassi a lavorare, mi ha fatto tanti regali, ma quella Vespa io me la ricordo come se fosse oggi. Noi, come imprenditori, abbiamo fatto tante opere importanti. Abbiamo fatto centri commerciali, ville, palazzi, gallerie, però per noi questo centro sportivo è la cosa più grande che abbiamo fatto. Noi ci crediamo tanto, noi è un sogno che tenevamo sia io che mio fratello da quando eravamo piccoli, è un sogno che oggi diciamo sta diventando realtà. Signore e signori, ecco a voi la sigla!